Da oggi, 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sull'autismo, istituita nel dicembre del 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fino al 9 aprile si terrà la seconda edizione della settimana di sensibilizzazione su tale tema, promosso dall'ambito S5 Comuni di Salerno e Pellezzano e dall'ASL di Salerno. L'iniziativa, nata per informare e coinvolgere la comunità con l'obiettivo di richiamare l'attenzione di tutti sui diritti delle persone con lo spettro autistico e sensibilizzare sul significato delle parole inclusione, accoglienza e essere rete, è stata presentata stamani presso lo stand informativo allestito su Corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'Istituto Comprensivo Vicinanza Pirro, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, presente in seguito anche presso il secondo stand aperto in Via Velia. È una settimana dedicata ad azioni di sensibilizzazione ma anche alla costruzione di reti. Lo proviamo a fare tutto l'anno, ma in questa settimana facciamo sintesi delle cose che possiamo portare avanti. Sarà presente nella settimana anche l'assessore Fortini regionale, con la quale in qualche modo ci confronteremo su quello che si può fare di più. Servirebbe anche a livello nazionale una spinta importante, soprattutto per le famiglie che hanno autistici adulti, su cui ci sono poche risposte. È un momento di confronto determinante, ci sarà anche una piccola manifestazione di interesse per tutti i professionisti, odontoiatri, medici, ma non solo, anche gli operatori commerciali che vogliono fare un momento di formazione guidata dall'ASL, in modo che le famiglie possano avere dei punti di riferimento sicuri per portare i propri figli semplicemente ad avere un servizio presso un medico o a comprare delle scarpe. Bisogna essere preparati per accogliere questi ragazzi e quindi noi come ambito S5 promuoveremo queste iniziative e tante altre che in questa settimana verranno presentate. Due importanti appuntamenti per oggi. Alle 18, presso il Duomo di Salerno, l'Arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, celebrerà una santa messa dedicata alle persone con la sindrome autistica, alle loro famiglie e a tutti gli operatori sociosanitari impegnati in questo campo. Seguirà la cerimonia di accensione in blu di Palazzo di Città e del campanile del Duomo, per sensibilizzare la collettività e promuovere la ricerca scientifica sull'autismo. Il programma della settimana continuerà con laboratori educreativi, proiezioni di spezzoni di film sul tema dell'autismo e momenti di confronto con esperti nelle scuole. E poi attività ludiche di intrattenimento e sportive proposte dalle tante realtà attive del terzo settore che hanno aderito alla manifestazione, oltre ad attività di orientamento delle famiglie circa i percorsi sanitari e sociosanitari attivabili e i servizi offerti. Metabolizzato il lutto, perché la diagnosi è un lutto, bisogna rimboccarsi le maniche, cercare come dire, cooperative, associazioni sul territorio che possono aiutare e dare anche una presenza. Ci sono tanti problemi e solo una bella progettualità, una sinergia può darci qualche cosa, può dare un valore aggiunto che noi cerchiamo come famiglia. Ci vuole una presa in carico generale, globale, un con noi prima di un dopo di noi, perché i ragazzi vanno accompagnati quotidianamente a scuola, nel sociale e piccoli passi, a piccoli morsi. Naturalmente Nicolò quando non è attivato, diciamo così, quando non fa i laboratori, comunque cade in tutte le sue routine, cade in tutte le sue rigidità, quindi non è solo quello che fa Nicolò bello perché abbiamo fatto i portachiavi, abbiamo fatto tante cose, però questo dimostra che solo attivandoli tanto, lavorando tanto, si riesce a raggiungere qualche piccolo obiettivo. La settimana si concluderà martedì 9 aprile alle 9 del Salone dei Marmi di Palazzo di Città con un tavolo di confronto interistituzionale tra rappresentanti dell'ambito S5, dell'ASL Salerno, della scuola e della Regione Campania, finalizzato a continuare il percorso di definizione di azioni comuni e coordinate di intervento sulle persone affette dallo spettro autistico.